Ecco, su impianti fotovoltaici inutile prendere in giro, nel senso che da commerciale dovrei dire devi comprare quella che costa di più. In realtà sui pannelli fotovoltaico, quando si sviluppa il problema, che è sempre dovuto a un'infiltrazione d'aria che non permette più alla pellicola, diciamo, di trattenere il calore e poi di poterlo lavorare, lì si sviluppano delle temperature talmente elevate che anche con una termocamera iniziale riesco a metterla bene in evidenza. Più che altro, magari lì è avere una termocamera che anche a distanza possa permettermi una certa resa dal punto di vista di nitidezza. Ecco. Diciamo che per individuare il problema basta anche la termocamera iniziale perché le differenze di temperatura sono molto elevate. Più la termocamera ha pixel e magari dettaglio, sicuramente più anche da distanza posso mettere in evidenza il problema senza magari dovermi avvicinare tanto al pannello.